Tutti. Oggi vi propongo un altro allenamento che riguarderà gli arti inferiori. In particolar modo verranno coinvolti i glutei, i quadricipiti e gli iscocrurali. Questo allenamento consisterà quindi nell'esecuzione di quattro blocchi distinti, composto ciascuno da due differenti esercizi. Gli esercizi verranno eseguiti in super serie, quindi uno dopo l'altro, senza tempo di recupero, e vi sarà un tempo di recupero tra i 30 e i 45 secondi alla fine del secondo esercizio. Ogni blocco verrà ripetuto dalle 3 alle 4 serie e successivamente vi sarà un tempo di recupero tra 1 e 2 minuti alla fine di ogni blocco prima di passare al blocco successivo. Andiamo a vedere i singoli esercizi. Adesso passiamo al primo blocco. Il primo blocco avrà due esercizi, lo squat classico con uno squat jump. Per quanto riguarda lo squat, vi ricordo in primis che le ginocchia non devono andare mai oltre le punte dei piedi quando ci pieghiamo e soprattutto che la colonna vertebrale mantenga le sue naturali curve fisiologiche. Lo squat lo cominceremo a fare con un sovraccarico dettato dal pacco di bottiglie. È ovvio anche in questo caso che basta avere pesi aggiuntivi, manubri, kettlebell o quant'altro per intensificare l'esercizio. Gambe divaricate, vi ricordo che maggiore sarà l'ampiezza delle gambe, maggiore sarà l'attivazione dei muscoli glutei e soprattutto più scendiamo durante l'accosciata, più avremo un'attivazione del muscolo gluteo. Quanto riguarda lo squat, quindi eseguiremo 15 ripetizioni, il peso sarà perpendicolare al terreno, le braccia tese e rilassate. Una volta finito, appoggiamo subito la bottiglia, eseguiamo uno squat jump, andiamo in accosciata e subito un salto. Perfetto. Per il secondo blocco invece eseguiremo due esercizi, gli affondi con sovraccarico e uno squat isometrico. Per quanto riguarda l'affondo, prendiamo sempre il nostro pacco di bottiglie, lo teniamo vicino al petto. Vi ricordo che anche durante l'affondo il ginocchio non va mai oltre la punta del piede. Inoltre seguiremo un affondo indietro per cercare di limitare le forze di taglio sul ginocchio. Partiamo dalla posizione netta, quindi andiamo indietro, peggiamo sia la gamba dietro che la gamba avanti. Una volta finito con la destra, passiamo alla sinistra. Subito appoggiamo il peso e andiamo in squat isometrico. Fermo in posizione. E cerchiamo di rimanere più secondi possibili. Perfetto. Per il terzo blocco invece eseguiremo altri due esercizi che sono gli stacchi da terra, sempre con il nostro sovraccarico, e degli squat con scalciata dietro. Iniziamo. Per quanto riguarda lo stacco, prendiamo il nostro peso, busto dritto, petto in fuori, scapole ben chiuse. Dobbiamo fare in modo di portare il peso perpendicolare al terreno, piegare leggermente le gambe, mantenere le nostre curve fisiologiche e flettere bene la schiena fino al raggiungimento di circa 90 gradi. Poi torniamo subito su, estendendo completamente. Successivamente
Per lo squat con scalciata faremo senza peso, eseguiremo uno squat subito dopo, tornando su, eseguiamo una calciata con l'altra gamba. Tutti esercizi che è possibile eseguire anche con cavigliere per aumentare l'intensità dell'esercizio. Adesso passiamo al quarto e ultimo blocco, in cui vi saranno i due esercizi seguenti, squat bulgaro e ponte per i glutei. Nello squat bulgaro dovremo usufruire di una sedia, posizionare una gamba, il piede di una gamba su una sedia, in punta di piedi, quindi non di dorso, ma in punta. Anche in questo caso il ginocchio non andrà mai oltre la punta del piede, mantenere le nostre curve fisiologiche, sguardi in avanti. Dobbiamo piegare le gambe facendo in modo che si pieghi sia la gamba anteriore che quella posteriore e spingere verso l'alto. La spinta dovrebbe partire solamente dalla gamba anteriore, quindi la gamba posteriore è solo una gamba in appoggio. Finito con la gamba destra, passiamo alla sinistra. Per quanto riguarda il ponte per i glutei, potremmo farlo sia a terra su un tappetino, come vi hanno già mostrato i miei colleghi nei video precedenti, ma anche su un appoggio che può essere un divano o una sedia. Per quanto riguarda il divano, appoggeremo tutta la parte dorsale sul divano, il sovraccarico sulle creste iliache. Da questa posizione dobbiamo estendere e tornare giù. Esercizio ottimale per i glutei, in quanto i glutei lavoreranno in completo accorciamento. Perfetto. Quindi per quanto riguarda i carichi di lavoro, come verranno strutturati? Innanzitutto potremo dividere l'allenamento in tre parti. I principianti seguiranno dalle 8 alle 10 ripetizioni per un totale di 3 serie. A livello intermedio dalle 10 alle 15 ripetizioni per esercizio per 4 serie, a livello avanzato invece dalle 15 ripetizioni più per esercizio per 5 serie. Per quanto riguarda i tempi di recupero, quindi avremo dopo ogni super serie avremo dai 30 ai 45 secondi di recupero prima di passare alla serie successiva e tra i blocchi, quindi dal primo al secondo blocco, avremo invece da 1 a 2 minuti di recupero, così prima di passare a ogni blocco successivo. Per qualsiasi informazione ricordatevi di iscriverci o nei commenti o nelle nostre pagine social